Ciao a tutti amici di YouTube, questo è il mio secondo video e in questo video volevo mostrarvi il decklist dell'Herobeat e volevo scusarmi per la qualità della telecamera del video precedente che è venuto un po' mosso. Allora, iniziamo. Abbiamo i mostri, uno Stratos, Searcha e gli elementali e poi anche spaccare magia trappola per il numero degli eroi eccetto lui nel terreno. Tre Alius sono gialli, sono ciccioni e si possono usare con la Gemini. Due Bubbleman sono blu e si fanno special quando non abbiamo carte in mano e se non abbiamo carte neanche sul terreno peschiamo due. Terreno peschiamo due. Poi tre TK e sono ciccioni, sono gialli e negano una special e quindi sono forti, peccato che vadano a 2 a marzo. 2 Effect Trailer negano un effetto, sono gialli, quindi li scartiamo, possiamo usare con la Miracle e quindi sono molto forti. L'Honest che è giallo possiamo usarlo con la Miracle, quindi quando lo scartiamo per il suo effetto e pompa di 1100 un mostro, quindi è molto forte. Poi abbiamo Reparto Magia 3 Miracle Fusion e fanno fusione anche dal cimitero e quindi sono molto forti, solo con eroi elementali però. Poi e si rimuovono i mostri, quindi fanno combo con lo Shining. Una Super Poli si usa soprattutto quando sei in difficoltà alla fine, magari hai paura che ti negano Miracle, quindi fai Super Poli è rapida, quindi puoi fare anche nel turno dell'avversario, è molto forte. Gli invidiavo che un bettone in faccia. Due Emergency, Search nella elementali, sono molto forti per searchare all'inizio. Peccato che siano due. Poi abbiamo due Gemini Spark. Ne gioco due solo perché non gioco il Crusader e altrimenti ne giocherei tre, sono veramente forti, peschi uno, spacchi il tuo era elementale e una carta d'avversario. Poi abbiamo Darkhold, Eevee Storm, Gook e Reborn. Poi due Mystical Typhon e due Pod. Poi abbiamo nel reparto trappola, abbiamo un Heroic Explosion, fortissimo. C'è di meglio però. Due Warning e un Solen. Due Bottomless. Un DT. Due Compulsory. Due Prison. Una Mirror. E una Starlight. Poi abbiamo nell'extra. Abbiamo due Shining, fortissimi, si pompano di 300 per ogni mostro di mosso, quindi se fai con la Miracle ancora meglio. Niente, sono ciccioni e fanno ritornare i materiali in mano, penso. Sì, in mano. Poi abbiamo un Absolute Zero, spalato. Spacca i mostri dell'avversario quando viene spaccato. Poi abbiamo un Dark Hero. Un Nova Master Dark Hero, non so se sia uscito ancora in Italia e quindi se sapete vi prego di informarmi. Poi abbiamo Grande Tornado Gaia, forte usando la Super Poli contro Giorgia, perché sono tutti terra ovviamente, Utopia Gempel, lo uso, prima usavo C39 Utopia Ray, perché adesso uso lui solo perché sta sopra l'Utopia, quindi con un materiale possiamo spaccarlo, dobbiamo fargli usare un materiale per se non vuole essere distrutto. E quindi togliamo un materiale Utopia e distruggiamo Stardust con lui, quindi è veramente spalato. Poi abbiamo il Papillo Mastroke, ciccione fortissimo il Mastroke. Se andiamo contro mazzi che non conosciamo usiamo subito lui. Excalibur,
4000 gratis. Blade Armor, Roach e Stardust. Passiamo al side. Allora, come side ho deciso di mettere un Typhon, un'altra Super Poli, Dramazzi che conosciamo, poi abbiamo Gemini Imp, Kiko, Diddy Crow, Specchio in prigione ombra, Mind Control e Crash, Simstern Crash. E niente, e pensavo però, dato che ho due buchi vuoti nell'extra, pensavo di poter mettere due Max C appena potevo trovarli. E niente, è tutto questo. E spero il video vi sia piaciuto. E mettete mi piace se vi piace il video, e commentate, e iscrivetevi.